Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Mirauta, nuovo episodio di questa serie col Tetonic Order. Purtroppo questa è una guerra che un po' ci frena nei nostri entusiasmi. Vabbè, pazienza, dovremo aspettare. Tanto nel frattempo recuperiamo, vediamo un po' l'attrito qui com'è, 2.1. Non va proprio benissimo. Quindi togliamo pure un po' di uomini e li mettiamo qua. Mettiamo su Brandeburgo. Come va l'attrito? 1.0. Ok, cioè è un po' più sostenibile. Il nostro erede è crudele, ci alza l'attrito. Fortunatamente che abbiamo. Ah, questo ci dà corruzione. Insomma, abbiamo una bella roba, eh. Fortunatamente abbiamo, come dire, aiutato la riforma nell'impero. Qui c'è uno di Anult che torna a casa? Davvero? Si viene a suicidare? Io questo non lo posso manco attaccare perché c'è la bandiera nera. Vediamo se entra sui suoi territori. Davvero? No. Com'era? Intelligenza artificiale. Intelligentissima. Qui ce ne sono altri 6. Vediamo se tornano pure questi a casa perché poi sono di Brandeburgo questi, attenzione. Se tornano pure questi a casa li devo attaccare. Garantito. Mettiamogli un leader 7-4, quindi posso attaccarli. Sono 5-1. No, non mi dire, tornano sulla capitale. Andiamoci su Berlino. Vediamo dove vanno. Non li vedo più. Caduta Wittenberg. Ok. Abbiamo saccheggiato, quindi mettiamoci qua, vediamo se intercettiamo quei 6. Dove sono? No, sono ancora lì. Stanno passeggiando. Passeggiando. Ok, questo diamone il controllo all'Austria perché non. La guerra è dell'Austria, attenzione, aspettate. Sì, è dell'Austria. Ok, diamo il controllo all'Austria. Quindi tutti a Venezia. Come va? Stanno in sottonumero loro. Hanno un bel po' di. Ecco qua. L'Austria ha fatto pace con. Non lo so. Ah, con Alt. Ok, quindi abbiamo dato una mano all'Austria. Questo stranamente non ci dà favori. Noi abbiamo preso 0-1 di prestigio. One of this amount. Abbiamo preso un ducato. Mamma. Abbiamo preso favori, no? Possibile? Non mi dica che ci hanno chiamato per terre. È impossibile. No, non siamo co-belligeranti di no. Ok, uno di mercantilismo. Sì, vabbè. Perdiamo un po' di potere per il momento. Ok, quindi clergy adesso. Questi ormai non ci sono più nemmeno ostili, quindi pazienza. Vediamo un po'. Ho 200 ducati. Ho perso anche il tizio qua. Quindi sto mettendo soldi da parte, ma non. 40, 40, 40, grande. C'ho di nuovo il Bet Relation Overtime. Che costa un po' di più. A 32 anni però dai. Ok, riperdiamo soldi. Grande. Why? Perché prima no e adesso sì? Ovviamente rimanere indietro. Abbiamo perso un claim su Berlino. Vabbè, ma tanto alla fine Berlino non conviene prendere essendo una capitale. Per ovvi motivi. Non so se sia il caso andare tipo ad assediare qualcosina là, ma anche no. Rubecca dove sta? Sta lì. Vabbè, andiamo, dai. Andiamo io ad assediare Treviso. I veneziani adesso che fanno? Ci vengono ad attaccare mentre noi proviamo a scendere giù, non mi dire. L'Austria però
che può andare dappertutto, ha fatto pace con Ragusa, ok. Abbiamo preso 22 ducati, grande, questo mi piace un po' di più. E noi abbiamo preso 0-1 di prestigio, ah, senza far nulla, va bene. Lì ormai ci si sono messi gli ottomani, che non molleranno. Andiamo su Brescia, o Breschia, come dice Rumba. Non so perché dice Breschia. Chi c'è morto? Ah, è morto con l'erede crudele che ci dava un rest. Da una parte preferisco. Solo che adesso dobbiamo ri-riscegliere. Abbasso questi due. E Papal Protege, un protetto del Papa addirittura. Ci abbiamo un protetto del Papa. Si incacchiano i burgers. Ma chi se ne frega? Abbiamo 10 di Papal Influence. 5 devozioni non serve a una mazza. Potremmo prendere questo, perdere le devozioni e prendere soldi. Non mi dispiace. Un figlio di mercanti. 255! Carlo! Wow! Peccato che non ha buoni punti amministrativi. Però per il resto è wow. E questo speriamo che vada al potere. Quanti anni ha il nostro amico? Giustamente poi nei commenti mi hanno fatto pensare, dice, ma ogni quanto anni girano questi? È una teocrazia, quindi per morte naturale, ha 44 anni. Quindi non morirà subito probabilmente, non per morte naturale. Poi di episodi fa, la prima volta c'è morto un re in assedio a quanto pare. Non mi era mai successo. Andiamo su Brescia. Ok, siamo arrivati prima degli ottomani. Ma per un pelo. Mettiamoci qua su Trento. Ok, siamo anche qui. Qui ci sono i veneziani però adesso. Ok, non posso andare più da nessuna parte, almeno vediamo se sono saccheggiabili un po'. Brescia, per nulla. Attrito, 1%, va bene. Ho perso un claim su Stenberg. Mi sa che dobbiamo rilavorarci Brandeburgo. Allora, però io farei un claim su di loro, su Ratibor o Bratislava. Che è uguale. E anche attacca la Boemia non mi dispiacerebbe. Ah, su Ratibor ho fatto una cazzata. Perché ce l'ha anche l'Ungheria. Ho fatto una cazzata. È meglio Bratislava. Ci hanno attaccato. Ci ha attaccato Castiglia, attenzione. Ok, abbiamo rinforzato. Abbiamo vinto, fortunatamente per noi. Tiriamo di nuovo fuori un po' di uomini, però. Ok, un po' di attrito in più. Ai ai ai. Che dolore. Castiglia. Tra un po' potremmo anche se abbiamo 25. Io non vorrei rimanere indietro con quelle amministrative, però. Cioè, qui il colonialismo ci sta mettendo una vita. Una vita, e sta andando tutto a sud. Cioè, prima che si fa il giro e arriva da noi, campa cavallo, eh. Esce un'altra istituzione. Anche se da una parte. Qui abbiamo Diplomatic Relation più 1 che ci aprirebbe la via al vassallaggio senza dover perdere. Va proprio a pennello sta cosa. 1%, sì. Lui ha dell'assedio, l'amico? È inutile che sta lì, in verità. Via. Un mosso a pelo. Muoviamo pure i cannoni a sto punto. Ottomani ci danno una mano.
Che bravi. Castiglia pienata ammazzata. Però anche noi ne stiamo prendendo un bel po'. Infatti mi sa che... molto male sono rimasti là. 5% d'attrito non mi piace. Qua siamo a zero però, eh. Sto prendendo di nuovo tutti gli uomini. Fa sto piacere all'Austria. Che piacere. Ok, fatto. Boh, contro ogni cosa io salgo. Mi frega niente. Lo so che non è il massimo, 25% di malus, ma tanti punti adesso ce li ho. Perdere prestigio. Perdo il claim su Uckermark. Sì. Infatti avrei dovuto darglielo. Ah, non posso togliere i claim, giusto? Che è un claim su Lubecca, non mi serve. Su Lubecca. Austria. Andiamo qui. Ok. Dimmi che questa può essere saccheggiata, sì, almeno ci pigliamo un po' di soldi veneziani. Questi sei si vanno a fare il bagno. Siamo in un cattivissimo posto. Tutte le truppe si muovono da quelle parti, dandoci dell'attrito della miseria. Umbestax ad Osterode. Fa perdere Burgers. Ok. O il contrario. Ma no, non mi piace questo. Vabbè. Vai lì. Castiglia come sta messa? Medio. Ora basso. Almeno qua faccio un po' di saccheggi vari. Dai, non passate più sulle mie truppe, cacchio. Ah, adesso loro sono esiliate. Buono. Come mai? Stanno in guerra. Hanno fatto pace con qualcuno. Qual è il war goal? Dimmi che l'ha preso. Techistria. No, non l'hanno preso. Perché sono dei baccalà. Lo stanno facendo prendere all'Iraq. Ecco. Andiamo a prendere l'Istria, va. Che l'IA non ce la può fa mai a prendere i Burgollo, cioè, proprio contro natura per loro, cioè, non esiste, fanno tutto nelle guerre tranne prendere i Burgollo. Addirittura Venezia ha preso un omino nel frattempo, boom, a casa, quindi prendiamo il Burgollo. Vediamo se qualcuno ci dà la mano. Meno 42% Conquer Goldingen. C'è ancora garantito da Moscovia, però che non sta in nessuna guerra. Peccato, peccato. Alleanze nulla. Unca. Qui siamo un po' assortiti a cazzo veramente per fare. Prendono stabilità, corruzione oppure prendere prestigio, secondo voi? Eh beh, prende prestigio. Il figlio di mercanti ci fa prendere prestigio, invece perde stabilità. Poi il figlio di mercanti è l'erede, non quello in casa. Ahia! Vabbè, non li prendo, non li prendo. Oh, grazie. Uno di stabilità, fa piacere. Hanno 6 e 4 di... cosa? Noi abbiamo 1.4, non male, ci difendiamo bene pure noi. Venezia porta ancora uomini in giro. Loro hanno dei problemi di... ah, protestanti. No. Gli dobbiamo dare una mano. Se diventano protestanti sono cacchi. Sono cacchi. Quindi, in quanto mi posso muovere, li porto un attimino lì. Non vorrei mollare l'assedio. Anche perché è rischioso. Vediamo se qualcuno
Mi viene qua. Se lo becca viene, ma tu lo becca, no? Che cazzo stai facendo? Supporto. Ok, 17%. Ok, magari adesso casca. No, solo capitano. No. Non voglio diventino protestanti, assolutamente. No, poi siamo i Baltic Crusader, ci mancherebbe, facciamo diventare i nostri amici protestanti. Meno 42%, dai, casca qui che andiamo a dare una mano agli ungheresi. Abbiamo sempre quello di dove prende Goldingen. Prossima idea, diplomatic relation, perfetto. Quindi possiamo prendere direttamente il vassallo nel 29 a sto punto, quindi va tutto di Galizia. Se sono alleati con Brandenburgo. Interessante. Sono alleati così forti di Sebresia. Brandenburgo però c'ha un bel po' di gente, quindi per il momento l'attaccheremo separatamente, gli faremo solo male. Palatinato, no, non mi interessi. Ma in verità ce l'ho già una relazione in più. Palatinato, non mi interessi comunque, perché sei troppo lontano da me. Affaccendato, no, con la Boemia, quindi no. Wallachia, Bosnia, ne vale la pena. Loro, manco poca. Si stanno facendo integrare proprio alla grande, senza grossi problemi. 11.1, Moscovia. Eccoli qua. Perfetto. Perfettissimo. Smetti adesso di garantire Livonia Nord e lavoriamo insieme. Ok, abbiamo fatto cadere l'Istria. Perfettissimo. Quindi andiamo a dare una mano loro. Bella, Moscovia di nuovo alleato, mi piace. Trust è 45, non è il massimo, però è meglio di niente. Allora il trust è 44, e tu è meglio con loro che con l'Ungheria, non si sa perché, eh? Non so perché. Quindi sono finite le tregue, signori. E deve finire pure sta cacchio di guerra. Faccio il claim sull'altra provincia. Goldingen. Ancora. Intanto ci arriva. Ah sì, no, Bratislava, perché Polonia adesso è il nostro rivale, giustamente. Stiamo facendo embargo su tutte e tre, non su Livonia Nord, ok. Mi sono proprio dimenticato. Issue embargo, vai. Già che ci sei. Dov'è? Rilascio. Gli diciamo che puzza. Meno 20. Ah, vedrò un po'. Attacchiamo. Ci siamo ormai messi con quello. Speriamo. Che stiamo prendendo, alla grande. Abbiamo lo stesso murale. Ciccino in più. Va per dadi, praticamente. Abbiamo perso. Perfetto. Perfettissimo. Tra un po' ci perdiamo tutto l'esercito perché lui, invece di seguirci, se n'è andato a farfalle. Comunque almeno abbiamo preso Wurkul a Venezia. Adesso ci segue come un cagnolino. Quando c'era da darci una mano, se n'era andato. Ok, cos'è? Abbraccia la controriforma. No, non mi piace. Ci fa convertire prima le cose, però ci dà dei problemi. Ah, ecco, Ungheria, grande. Ho la spunta, sì, ce l'ho, ma non gliela può fregare di meno. Almeno a loro sembrerebbe dovrebbero vincere. Almeno fermiamo il protestantesimo qui. Ci sarà solo da ringraziarci, sappiatelo.
Polonia di nuovo 15 uomini, attenzione, in questo momento potrebbe anche sentirsi rincuorato e attaccarci di nuovo, perché vediamo, c'ha la Lituania come amico, quindi potrebbe anche farlo. Ora c'hanno Brandeburgo come amico. Se attaccassimo con Moscovia non verrebbe, giustamente. Attaccassimo fighting another war, sono in debito pure, capito? Se attacchiamo qua, la Moscovia va. Nonostante ha una buona attitudine con noi, vabbè. Diciamo che dobbiamo chiudere qua l'episodio, devo aspettare che finisce la guerra con Venezia e poi posso attaccare, perché prima non si può far nulla. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nei prossimi episodi.